Benvenuti ad una nuova pillola d'arte. Anche oggi vi parlerò del percorso Essere dono, dare vita per amore, collegato alla Settimana della Bellezza 2020. L'opera di cui vi parlerò oggi è Il Cristo in pietà fra i santi Crescenzio e Rocco. È una tempera su tavola realizzata da un artista senese, Pietro Di Domenico, sul finire del XV secolo. La particolarità di questa tavola, la conformazione ma anche l'iconografia ci fa supporre che si trattasse di una porzione terminale di una più grande tavola probabilmente andata perduta durante le invasioni napoleoniche. Il tema della pietà, che nell'immaginario comune rimanda a quella più famosa, la pietà michelangiolesca, racchiude la tematica del sacrificio e del dono di Dio verso l'umanità. Pietro Di Domenico utilizza una gamma cromatica smaltata e luminosa. Ci restituisce un'immagine perfettamente bilanciata con i due santi posizionati specularmente alla figura di Cristo centrale. Pietro Di Domenico affronta l'esecuzione dell'opera con rigore e una grandissima attenzione, quasi maniacale, per i particolari. Si veda per esempio la trattazione della barba o i capelli, ma anche la muscolatura, le vene a rilievo nel braccio. Quindi veramente una grandissima attenzione che riserva non solo alle figure, ma anche allo sfondo paesaggistico. Paesaggio rigorosamente prospettico, dove nella parte più diciamo vicina allo spettatore possiamo vedere un giardino all'italiana incorniciato e chiuso da un recinto con un alto cancello. Dall'altra parte colline, dirupi scoscesi, viottoli e costruzioni architettoniche ormai di sapore rinascimentale. Da una parte abbiamo la figura di San Crescenzio, abbigliato con la tipica veste vescovile, la mitria e il pastorale. San Crescenzio fu discepolo di San Paolo. La diocesi grossetana però ricorda un omonimo vescovo Crescenzio che nel 1037 partecipò ad un importante concilio romano presentandosi proprio come vescovo della diocesi di Roselle. Dall'altra parte invece la figura di San Rocco. San Rocco viene rappresentato come un pellegrino con il mantello, gli stivali, la bisaccia e il bordone, questo bastone che non solo serviva come appoggio durante il cammino, ma poteva essere anche un'arma di difesa, infatti aveva la punta metallica. San Rocco viene ricordato come un santo taumaturgo, un guaritore soprattutto dei malati di peste. Si trasferisce dalla Francia al centro Italia e comincia appunto la sua opera di cura verso i malati e i bisognosi. Finirà anch'esso per ammalarsi e, rifugiatosi all'interno di un bosco, verrà accudito da un angelo e da un cane che ogni giorno gli porterà un tozzo di pane. Ci spostiamo ora nella seconda sala del Museo di Arte Sacra, dove troviamo la collezione del fondatore, il canonico Antonio Cappelli. Sculture, dipinti su tela e su tavola ci raccontano storie di santi e martiri cristiani, come per esempio Santa Cecilia, che donò la sua vita per amore di Dio. Si tratta di un olio su tela realizzato e attribuito alla cerchia di Bernardino Mei, pittore senese della metà del Seicento.
La santa viene raffigurata mentre è intenta a suonare l'organo, circondata da due puttini che le sorreggono, il primo lo spartito e il secondo invece la palma del martirio, simbolo appunto del suo sacrificio. Già a partire dal Medioevo, secondo un'errata interpretazione della sua passione, Santa Cecilia viene ricordata come protettrice dei musicisti e il suo culto diviene molto popolare. Ma chi è Cecilia? Cecilia è una nobildonna, una giovane fanciulla discendente di una ricca famiglia romana. Andrà in sposa al nobile Valeriano, al quale immediatamente confiderà il suo voto di castità. Valeriano si converte al cristianesimo e si lascia battezzare da Papa Urbano I. Valeriano morirà, sarà decapitato, mentre per Cecilia inizialmente si decide di bruciarla, successivamente, sopravvissuta al martirio, verrà decapitata. Il suo corpo verrà poi raccolto da Papa Urbano I, che durante la notte la seppellirà insieme ai papi. La sua casa, secondo il suo volere, verrà trasformata in una chiesa, quella che noi oggi conosciamo come la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Grazie per essere stati con noi e per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima pillola d'arte.